L'emozione è una reazione psicofisica a uno stimolo esterno, è una temporanea perdita di equilibrio ed è così che mi piace pensare alla vita e al mestiere del musicista, una costante e continua perdita di equilibrio. Il mestiere del musicista non è un mestiere facile, spesso al pubblico arriva solo il bello, le luci, la musica, il frac. C'è tanto lavoro dietro e tante delusioni. Sono forse più le delusioni dei miracoli che avvengono, però i miracoli sono così carichi di magia che fanno dimenticare tutto ciò che di faticoso e di non bello ci attraversa, ecco, la vita a noi musicisti. Tra le varie attività della nostra fondazione ci sono tante attività rivolte al sociale. Mi è capitato tante volte di suonare negli istituti di detenzione e negli ospedali. Ho suonato nelle carceri di San Vittore. Avevo appena finito di eseguire in duo con violino e fisarmonica un tango di Piazzolla, molto, molto struggente, molto, molto bello, molto emozionante. E sono stato avvicinato da un detenuto. Detenuto proprio il classico detenuto, un muscoloso, tatuato, faccia segnata, ecco, e devo dire che ho avuto quasi timore perché si è avvicinato con irruenza. Poi mi ha dato la mano e mi ha guardato con uno sguardo che non aveva niente a che fare con il posto dove eravamo e nella situazione in cui ci trovavamo e mi ha detto: bravo, tu oggi hai reso migliore la mia anima. Ho ricevuto molti complimenti nella storia della mia, ecco, vita musicale, però questo complimento faccio fatica a dimenticarlo.